Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. In questo video andremo a provare insieme la polverina Metal Shock di Essence, quella che avevo acquistato un po' di tempo fa. Non so se avete visto quel video, comunque io vi mostravo tra i miei acquisti anche queste due polverine Metal Shock, che sono quelle che vanno a creare questo effetto specchio, effetto olografico sulle unghie. E io sono veramente curiosa di provarle perché per me è una cosa nuova, non l'ho mai provata, non so assolutamente cosa verrà fuori, che cosa succederà e volevo provarla insieme a voi, quindi realizzare anche questo video. Ho preso due colori, una sui toni del verde e una sui toni del viola. Oggi andiamo a vedere quella sui toni del viola, ma di quella verde poi vi metterò la foto da qualche parte o qui o alla fine del video, perché comunque poi dopo questo video andrò a provare anche quella verde, in modo che nel momento in cui uscirà sul canale questo video io avrò comunque provato entrambe le cose, voi potete avere un confronto di entrambe le colorazioni. Quindi adesso direi di non perdersi troppo in chiacchiere, ci trasferiamo sul mio tavolo e proviamo subito. Vi dico solo che vi serve una base per le unghie, quindi mettete sulle unghie uno smalto qualsiasi. Io utilizzo quello di Essence per non andare a mischiare troppo le marche, comunque andate a mettere uno smalto come base. Poi vi servirà ovviamente questa polverina e il top coat adatto per andarla a fissare. Quindi adesso basta con le chiacchiere e andiamo subito a vedere insieme che cosa succederà sulle mie unghie. Per prima cosa vi faccio vedere tutto quello che ho utilizzato. Innanzitutto ho già creato la mia base sulle unghie, quindi ho già messo lo smalto e ho utilizzato un semplicissimo smalto nero della Essence, molto classico. Poi ci servirà ovviamente la polverina con i pigmenti Metal Shock per andare a creare l'effetto specchio. Questa è la scatola, ma poi si presentano in questo modo qua. Quindi vi faccio vedere la polverina. State attenti perché vi lascerà veramente polvere ovunque. Quindi questa è la polverina. Io andrò ad utilizzare una di queste che sono quelle per mettere l'ombretto, ma in questo modo riesco a prendere la polverina in modo un pochino più semplice. E poi ovviamente il top coat fatto apposta per questo tipo di lavorazione. Io, come vi dicevo, ho già messo la base, quindi ho già messo lo smalto e adesso proviamo insieme, vediamo che cosa succede. Cerco di avvicinarlo in modo che voi possiate vedere meglio possibile. Allora, io per prima cosa vado a recuperarmi la polverina, quindi con questo strumento qui vado a prendermi la polverina e lo vado a mettere sull'unghia e vediamo che cosa succede. Ovviamente poi lo dovrò tamponare con le dita, quindi questo è solo per appoggiarlo. Poi ovviamente farò un lavoro di tamponamento con il polpastrello e vediamo un po' che cosa succede. Mi sembra che l'effetto specchio si stia un pochino creando e si sta creando anche in effetti sulle tonalità del viola. Andiamo a metterne ancora un po' per vedere se riusciamo a creare un effetto specchio ancora più intenso. Effettivamente mi sembra di sì, mi sembra che l'effetto specchio sull'unghia ci sia. Vedete che comunque è anche abbastanza olografico in effetti. Non assume la colorazione completamente rosata, violacea come la confezione esterna, diciamo, mostra, però effettivamente l'effetto specchio con questo colore un po' olografico che tende al viola, al blu, io comunque lo noto. Andiamo a fare le altre unghie. Questo è il secondo dito, vediamo un po' cosa succede. C'è comunque un effetto olografico molto carino. In effetti, forse non è proprio un effetto specchio completo, nel senso che ho visto delle polverine che fanno un effetto specchio molto più strong, perché sembra davvero di avere uno specchio sulle unghie. Questo più che altro dà un effetto specchiato olografico, però comunque è carino, vedete? Adesso io vado a fare tutte le altre unghie, così poi insieme metteremo il top coat e vediamo se effettivamente si fissa in modo adeguato. Ecco, questo è l'effetto. Non ho ancora messo il top coat, ho fatto tutte le unghie di una mano perché ho visto che se faccio tutte e due le mani contemporaneamente poi
È un problema andare a mettere il top coat, quindi faccio una mano per volta, però comunque c'è un effetto olografico molto carino sulle unghie. Guardate la differenza con la mano che ha invece lo smalto, diciamo classico, senza questo effetto olografico. Vedete, qua c'è un semplice smalto nero e qua effettivamente su questa mano la differenza si nota parecchio, quindi è un effetto che mi piace molto. Adesso andiamo a mettere il top coat e vediamo cosa succede durante la fase, diciamo, di asciugatura. Speriamo che non vada a rovinarsi. Questo è un top coat all'acqua, quindi è molto molto liquido. Quello che posso dirvi mentre faccio questo lavoro è che vi riempirete di polvere. Questa polvere oleografica veramente è un qualcosa di incredibile, vi riempirete ovunque. Però effettivamente l'effetto mi piace tantissimo. Adesso ho messo il top coat su tutte le dita della mano destra, sulla sinistra ancora non ho fatto nulla, infatti vedete che c'è lo smalto nero classico, però vedete proprio la differenza, comunque l'effetto specchiato c'è, non è viola perché secondo me è blu, ma non so se questo dipende dal fatto che sotto ho messo il nero, forse magari avrei dovuto mettere uno smalto viola, invece io l'ho messo nero e alla fine è venuto questo effetto specchiato blu, che però secondo me è veramente veramente carino. Adesso vado a fare l'altra mano e poi ci vediamo dopo. Ho messo il top coat su tutte le dita, come vedete c'è un bellissimo effetto specchiato. È venuto fuori un blu in realtà, anche se la confezione prometteva un viola. Però devo dire che spostando le mani prima ho notato che comunque dei riflessi viola ci sono, che ovviamente adesso non si vedono perché con questa luce voi vedete solo blu. Però vi assicuro che spostando le mani prima ho notato con la luce, diciamo, riflessa in un altro modo che c'erano dei riflessi anche viola. Però secondo me questo dipende dal fatto che io anziché mettere una base viola sotto ho messo una base nera e quindi diciamo che secondo me questo l'ha trasformato in un effetto specchio blu, che però devo dire, ragazzi, a me piace tantissimo, mi piace tantissimo questo risultato. Quindi questo prodotto, per quanto mi riguarda, è assolutamente promosso, lo trovo veramente molto molto bello. E poi proverò anche quello verde e vi lascio magari una foto di come è venuto l'esperimento. Per adesso io vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi mando un bacio enorme con le unghie specchiate di blu e vi aspetto alla prossima.